guardate un po' da dove vi faccio il video questa sera, siamo all'interno ancora dell'U-Power Stadium di Monza. Trofeo Berlusconi, se l'ha giudicato la Juventus, Ranocchia, bellissimo gol tra l'altro, e Kulusevski, gli autori dei due gol. Poi è arrivato il dono del Monza, quando insomma la Juventus era molto, diciamo, molto rimaneggiata, vabbè, ma comunque non sono partite giudicabili, naturalmente, anche se si è visto qualcosa di interessante, si sono visti dei giocatori interessanti. Sulle lo stesso Ranocchia, appunto, Dragusin che si è confermato, e questo Ramsey, attenzione, davanti alla difesa. Qui volevo arrivare, perché ragazzi, la Juve, ve lo posso dire chiaramente, si è un po' stufata della questione Locatelli. Ve lo dico proprio sinceramente, ve lo dico perché lo so, nel senso che, come avrete sentito, se l'avete sentito, nella mia intervista prepartita a Nedved, Nedved ha detto: noi abbiamo formulato un'offerta che riteniamo congrua, il giocatore vuole venire alla Juve, più di così non possiamo fare, nel senso che la Juventus non sposterà di nulla, nemmeno di un millimetro, di un centesimo, l'offerta fatta, che si aggira sui 35 milioni compresi bonus. Dopodiché il problema diventa del Sassuolo, ma la sensazione che ho avuto, ragazzi, questa sera è che la Juve a questo punto si sia un pochino stufata di aspettare, e quindi possa pensare di allestire una formazione senza Locatelli, andando magari su altre alternative e proponendo questa sera, proprio questa sera, questa nuova veste di Aaron Ramsey. L'ha detto anche Massimiliano Allegri nella mia intervista proprio del post partita: se si convince a giocare davanti alla difesa può fare molto bene. C'è un dato di fatto, quindi un progetto nuovo nei confronti del giocatore gallese. Voi sapete che Massimiliano Allegri ama molto ritagliare nuovi ruoli, nuove posizioni ai giocatori. E se vogliamo, c'è anche un bel messaggio nei confronti del Sassuolo in questa nuova posizione di Ramsey. Come dire, va bene, non ci date Locatelli, possiamo farne a meno. Io, diciamo, ho intuito anche questa sfumatura dell'impiego di Ramsey davanti alla difesa. Poi è chiaro che bisognerà attendere gli eventi, bisognerà capire un po' come si muoverà il Sassuolo, che peraltro sembra irremovibile, ma è tutta una situazione da seguire, e non mi stupirei se a questo punto l'affare dovesse addirittura saltare. Fagioli, che a me piace moltissimo, questa sera ha dato conferma, secondo me, delle sue doti, delle sue capacità. È vero, è molto giovane. Allegri ha detto: vedremo il da farsi. Evidentemente la Juve sta valutando una cessione in prestito del giocatore, ma sta valutando anche la possibilità di trattenerlo. In questo momento siamo a 50-50 sulle possibilità di Fagioli, mentre è sembrato che la pista Pjanic sia molto aperta. Da Barcellona arrivano chiare indicazioni sul fatto che lui vuole giocare nella Juventus, così come Locatelli, che, come ho detto prima, per parola di Neved, ha fatto sapere che assolutamente vuole giocare nella Juventus. Anche Pjanic vuole tornare alla Juventus, vedremo anche lì. C'è da valutare il fatto dell'ingaggio alto, però insomma c'è molta volontà, soprattutto da parte del giocatore, di giocare nella Juve. Certo, non dovesse arrivare Locatelli, uno si dice: beh, ma allora la Juve nuova quale sarà? Qualcosa succederà in quella zona del campo, ma non ho visto una società preoccupata per questo. E questo è un ottimo indicatore del fatto che o la Juve si sta muovendo su altre piste o sta trovando la soluzione in casa, oppure terza via, appunto, quella che vi ho detto prima. Attenzione Sassuolo, la Juve può fare anche a meno di Locatelli, perché la soluzione pronta ce l'ha. Eppure aspettatevi sempre qualcos'altro di nuovo, non vi preoccupate, qualcosa di nuovo ci sarà. Altre indicazioni direi di no. Dybala rientrerà in gruppo lunedì, Ronaldo sta continuando la sua fase di preparazione. Io credo che già al trofeo Gamper dell'8 di agosto a Barcellona si vedrà una nuova squadra. Nel frattempo, lo diciamo per pura statistica, la Juventus ha vinto la sua 11ª edizione del trofeo Berlusconi,
È un amichevole, sicuramente. C'è in palio però un trofeo, chiaro. Non è che faccia molto palmares, però è sempre una partita prestigiosa, una situazione prestigiosa, ed era importante dal punto di vista psicologico, visti tanti ragazzi all'opera questa sera, partire con una vittoria. Annotazione personale sulle Ranocchia, due talenti sui quali si può sempre sperare da parte di una società italiana importante come la Juventus che si possa lavorare e poterli vedere emergere. Vedremo cosa succederà. Attenzione Ramsey. Ciao ragazzi, io ve l'ho buttata lì. Al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete i like che volete, seguitemi sui social, iscrivetevi anche al canale mio figlio e ci vediamo domani. Ciao!